Let's go baby e benvenuti finalmente al Fact Time, dove vi risponderò alle domande qui davanti, vi dirò le risposte alle domande che diciamo più votate o comunque che mi volete chiedere di più eccetera eccetera. Quindi andiamo avanti subito a vedere le domande che mi sono state fatte. Iniziamo subito con Patrizio Salvati che mi chiede: chi pensi che vincerà la Pro League italiana? Beh, la Giosa è il migliore, grazie mille Patrizio. Allora, per quanto riguarda chi potrà vincere la Pro League, sicuramente i tre spot vengono contesi da tre team. Uno è sicuramente il team dei test, dei True Sport, quello con Vortex, Paco, Guli e Mozen, eccetera, eccetera. L'altro team è sicuramente Sublime. E poi abbiamo i Logic, che mi dispiace che ovviamente Lumbast è con il gesso, ha dei problemi quindi a giocare, perché sicuramente potrebbe dare di più lui come giocatore. E ora hanno perso anche Venus, il mio pupillo, il mio Padawan, quindi speriamo che riescano a trovare la forma e possano andare per lottare per il primo posto. Comunque, andiamo avanti. Zanico, puoi dirci che è successo con Colga, che nella tua stream non ti, nella sua stream non ti si può nominare, che succede il finimondo? PS, non voglio fare flame. Zanico, le persone le puoi capire tranquillamente da sole quando succedono queste cose, quindi non ho bisogno di spiegare niente, potete tranquillamente capire voi che cosa succede e perché. Comunque, andiamo avanti. Giocatore più forte contro cui hai giocato? Bella Power, da Gianluca Principi. Allora, uno dei giocatori più forti contro cui ho giocato, fatemi pensare. Uno, se vi devo dire, uno di quelli contro cui ho giocato che mi è veramente scioccato, a parte giocare contro Grimsix o Clayster, è stato anche Saints, Renato, veramente bravo come giocatore, veramente forte. Comunque andiamo più avanti. Claudia SR, grande Gio, ti seguo un sacco di tempo, è un piccolo sogno rivederti nel competitivo di COD insieme a Leo Golga. Sarà mai possibile? Un abbraccio in bocca al lupo. Credo proprio di no, che non sarà possibile questa cosa, specialmente con Golga, guarda, sarebbe ridicola come cosa. GDF Ribbo, pensi che COD abbia una minima e massima per giocare? Quanto è importante il rispetto su COD? Anche se ultimamente ne vediamo poco. Dimmi tu cosa ne pensi, ciao Gio. Ecco, una cosa molto... forse una bellissima... secondo me una bellissima domanda. Che COD abbia un'età minima... no, non penso che abbia un'età minima, perché ci giocano da chi è piccolo a chi è grandissimo. Da chi vuole giocare casual a chi vuole giocare competitivo. E per quanto riguarda invece l'importante, sì, è portare rispetto... anche se ultimamente ne vediamo poco, e questo è un problema. Pure tra i team, quelli che stanno, diciamo, tra, che vengono considerati i migliori in Italia, non c'è il minimo di rispetto, le frecciatine, lo sminuirsi a vicenda, l'insultarsi. È veramente uno schifo, perché la gente invece di dimostrare sul campo di essere il più forte, lo dimostra dietro uno schermo scrivendo qualche parola. E la cosa bella è che molte volte le persone fanno così schifo da inventarsi anche cose che non esistono, quindi è di una tristezza incredibile. Matteo84 chiede: segui l'Italian Pro League? Se sì, chi pensi che sia il più forte? Come ho già detto prima, sono i tre team, sono gli Idomina Logic, gli Idomina Sublime e i True Sport. Sì, assolutamente, già risposto prima. Mr. Deagle, andrai in Francia, ma sei il francese o parlerai in inglese? Bella Gio, questa è una bella domanda. Il problema è che non so il francese, lo so leggere un pochino e parlerò sicuramente inglese, e il problema è che in Francia sono molto nazionalisti, specialmente con il francese, quindi pochissimi studiano inglese, e se lo studiano non lo sanno parlare molto bene, quindi sicuramente mi troverò male per quanto riguarda la lingua. Fatemi compagnia a voi, spero. Andiamo avanti. E K Fiori, scusami per la domanda insolita, per caso hai mai bestemmiato oppure lanciato insulti per fatti o sfortuna avvenuti in certi giochi, quali COD? Se sì, quanto eri esagerato? Ah, un saluto Power, HBFS, bella, harder, better, faster, stronger. Allora K Fiori, se ti devo dire la verità, sì, e assolutamente mi è capitato di bestemmiare per i videogiochi, specialmente per World of Warcraft, quando magari farmavo per mesi, anni quasi, magari un oggetto che mi serviva o che volevo, molto figo, una mount, una cavalcatura, così non mi usciva mai. Poi arrivava il mio amico, lo faceva la prima botta, usciva e niente, ci riusciva la prima botta a vincere, a trovare questo oggetto. Se no pure su Hearthstone, quando perdo per cavolate, mi succede un sacco di volte. Ma se devo dire, COD non è uno di quelli che mi ha fatto bestemmiare o incazzare così tanto, esagerare. A volte sono pure io che esagero queste reazioni magari, ma in verità COD forse, cioè, ormai lo prendo così com'è, un gioco di tac, è successo, ah, me ne è fatto così il gioco, non ci posso fare niente, posso solo rosicare. Andiamo avanti. Shocked Cone, secondo te come gestiranno l'anno prossimo il competitive su due COD contemporaneamente? Ritornerà su PC? Ma
Sinceramente, non è che se escono due Call of Duty vuol dire che ci sono due scene competitive. Call of Duty, come sapete, la scena competitiva segue ogni anno il capitolo successivo. Quindi, ovviamente, il competitive si sposterà su Infinite Warfare. COD 4 magari ci saranno tornei e altro, ma non sarà competitivo. Non avremo la COD War League, eccetera, eccetera. Com'è invece per quanto riguarda Infinite Warfare o adesso su Black Ops 3. Hai mai challengeato Donny? Certo, ovviamente, e anche vinto il challenge. Perché andrai in Francia e continuerai YouTube? Allora, sì, sicuramente andrò. Sì, vado in Francia, andrò a lavorare lì, sto iniziando una nuova esperienza lavorativa, sempre nel mondo dei videogiochi, in questo caso su console. E continuerai YouTube? Sì, spero di sì. Il problema sarà trovare una connessione, che è una delle cose più problematiche al momento. Speriamo di farcela. La mia peggior figura di merda, mi chiede Creed 2 Enderfire. Allora, la mia peggior figura di merda mi è capitata un giorno. Quegli amici mi stavano aspettando sotto casa e io stavo facendo tardissimo perché stavo finendo una partita d'allenamento, una scrim. Scendo di corsa sotto casa per uscire con loro, vedo la macchina che è messa praticamente sul marciapiede. Così arrivo di corsa, apro la portiera, entro dentro e vengo, sì, oh bella raga, mi giro. Ragazzi, non era la macchina dei miei amici, c'erano altre persone. Voi immaginate la faccia di quelli dentro, che sono rimasti tipo, e che cazzo sei? Tipo, io, oddio scusa, ho sbagliato, bella. Preso, è uscito fuori, chiusa la porta. Ciao, me ne sono andato scappato. Una cosa bruttissima, ragazzi. E i miei amici invece erano parcheggiati in doppia fila, mortacci loro. Comunque la macchina era la stessa, quindi pensate che roba. Jack Zuppi, a quanti anni hai cominciato a giocare a COD? Qual è il cecchino più forte secondo te? Allora, Jack Zuppi, ho iniziato a giocare a COD, in questo caso. Dal primo Call of Duty, quello su PC, proprio uscito tantissimi anni fa, che ero piccolissimo. Però da quando ho iniziato a fare, diciamo, competitive, eccetera, eccetera, su Call of Duty, dal 9 anni fa in questo caso, quindi avevo 14 anni. A 14 anni ho iniziato a giocare a Call of Duty 4 e ho cominciato a fare i miei primi tornei, le mie prime esperienze nei tornei europei. Gianluca, anzi, per quanto riguarda il cecchino più forte di sempre, secondo me, è l'M40 o l'R700 di COD 4. Non lo so perché mi piacevano tantissimo da usare. Magari c'è chi dice che l'intervention è più forte, forse è vero, ma io mi trovo bene con questi e quindi voglio dire che questi sono i più forti. Gianluca Cardaci, io vorrei che Power facesse dei video sui God Old School, ma li sto facendo, li tratto pure in streaming ogni volta. Ne parlo sempre dei God Old School, ma andiamo avanti. Harvey Specter, hai mai sentito parlare di Tommy? Credo di sì, 14 volte campione europeo. Ci hai mai giocato contro? Se sì, che impressione ti ha fatto? Allora, sì, ci ho già giocato con Tommy, ci ho giocato anche assieme contro. E tra l'altro una volta mi è capitato anche di batterlo, ragazzi, all'Insomnia 45, per il match per accedere alle finali, ci siamo capitati contro il team di Tommy, che giocava con Marky B, Sowers e Crookzy, un giocatore molto forte all'epoca, e tra l'altro li abbiamo battuti con un sonoro 3-0. Comunque Tommy è un giocatore fortissimo, a volte forse rosica un pochino troppo, ma è un grandissimo giocatore, ha fatto dei risultati che ci sogniamo qui in Europa, e specialmente ci sogniamo in Italia, ed è l'unico, uno dei giocatori più importanti europei, e tra l'altro non è riuscito mai ad andare a giocare in una squadra americana, proprio sul suolo americano, per più magari di un evento. Quindi spero magari lo faccia perché è veramente forte. Grazie mille per l'in bocca al lupo in Francia, eccetera, eccetera. Poi un giorno ve lo spiegherò. Davide Pezzati scrive: quando hai sfidato Grimsix, come ti sei sentito? Io se sfidassi un Optic sarei molto teso. Sinceramente, quando ho sfidato Grimsix all'evento in Francia, al Paris Games Week, per l'evento del reveal dell'esport di Black Ops 3, per il reveal della COD War League, sinceramente non provavo niente. Era proprio un ok, dobbiamo sederci, giocare contro gli americani e sperare di vincere, di giocare bene di squadra. Mi sono seduto, ero tranquillissimo, abbiamo giocato, abbiamo vinto. 3-2, easy, battuti gli americani, andiamo tutti a cenare fuori. Let's go, baby. Niente pressure. Continuiamo, poi. Matteo Bulgari, pensi che l'Activision faccia bene a continuare ad aggiungere armi nel mercato nero? Pensi che la possibile aggiunta del decimo specialista nel mercato nero sia giusto, visto che comunque una parte importante del gioco vada messo gratis per tutti? Oddio, ti prego, qualche punto e virgola, però un po' di punteggiatura, eh? Pensi che COD piano piano stia diventando un pay to win? Allora, domanda interessante. Advanced Warfare assolutamente stava diventando un pay to win, con le armi che si trovavano nelle casse c'erano armi esageratamente sgravi e forti per la pubblica. Fortunatamente non era possibile utilizzarle in questo caso nel competitive o nelle partite private, meno male questo. Per quanto riguarda l'aggiunta di nuove armi nelle casse, assolutamente secondo me è una cosa buona perché rinnovano il gioco, ti danno una nuova arma, ti danno un nuovo oggetto da utilizzare in game. Quindi assolutamente magari può dare
un po' di linfa vitale in più, ma allo stesso tempo può essere un problema perché vuol dire che magari queste armi sono più forti o migliori di quelle che ci sono attualmente e bisogna pagare per averle. Quindi devono escogitare un modo che tutti possano averle, ma allo stesso tempo non serve a spenderci tanti soldi dietro, perché se no, o almeno assicurare un'arma in un tot di pack opening, almeno quello secondo me, quindi sicuramente questa cosa. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, siamo arrivati alla fine del Fact Time, spero vi sia piaciuto, sono passati più o meno 10 minuti in cui vi ho raccontato tutte queste domande e spiegato un po' di cose. Spero vi sia piaciuto il video, spero vi sia piaciuto il Fact Time, finalmente ci siamo riusciti, spero che vi abbia dato un pochino di risposte alle vostre domande che diciamo mi chiedete più spesso o comunque di cui volete sapere qualcosa. Io vi saluto, ci becchiamo oggi in streaming, let's go baby! Ci becchiamo in streaming!